La terrazza del Palazzo della Provincia di Arezzo da oggi è Terrazza San Donato, intitolata appunto al patrono della città. Una iniziativa che ha preso avvio a seguito della delibera del Consiglio Provinciale dello scorso 26 giugno. È stata presentata una mozione dal nostro gruppo che ha trovato naturalmente il voto unanime di tutto il Consiglio Provinciale. Dunque, da questo punto di vista ringrazio Sua Eccellenza, dunque il Vescovo Andrea Migliavacca, che ha risposto a questo appello della provincia, e da questo punto di vista da oggi con la nostra terrazza diventerà la terrazza di San Donato. Dunque, da un elemento chiuso all'interno di questo palazzo invece diventerà un luogo cittadino aperto al pubblico, perché questa è l'idea, la vorremmo sfruttare per eventi culturali, tutto quello che naturalmente la città ha bisogno, e su questo noi naturalmente daremo il massimo impulso. Dunque, la presenza dei sindaci, dei colleghi diciamo della diocesi aretina, dunque di San Sepolcro, Cortona Arezzo, in qualche modo dà l'idea di un messaggio di quello del territoriale. Dunque credo che questa sia l'immagine più bella, e poi in questo bellissimo sfondo e scorcio credo che sia un valore aggiunto. Subito dopo l'intitolazione, le celebrazioni solenni alle 18 in cattedrale, questa volta con il vescovo Andrea Migliavacca, il suo primo San Donato. Esatto, il mio primo San Donato, quindi è ancora più emozionante e occasione di condivisione, di conoscenza, di incontro con la città e con la diocesi. La terrazza che è proprio di fronte al Duomo è come una immagine, lo dirò anche, di dialogo tra il territorio, la città, la provincia, e il dialogo con la presenza della Chiesa in questo territorio, dove il dialogo vuol dire che ci ritroviamo su punti comuni, che sono la costruzione di una comunità dove valorizzare le risorse, affrontare i problemi, guardare alle sfide che ci attendono nel futuro. Quindi l'intitolazione a San Donato mi sembri richiami proprio questo dialogo con la realtà civile ed ecclesiastica in un territorio nel quale abitiamo ed è la nostra casa.